Nel pomeriggio di lunedì 18 settembre, un giovane di 20 anni è stato fermato per aver aggredito un uomo in via Italia a Monza. Si ritiene che l'aggressore abbia picchiato la vittima con calci e pugni e in modo scioccante abbia addirittura morsicato via parte dell'orecchio della vittima dopo che quest'ultima si era rifiutata di far accarezzare il proprio cane all'aggressore. La polizia è intervenuta rapidamente dopo la segnalazione e ha trovato l'uomo ferito e sanguinante. Dopo aver interrogato la vittima, è emerso che stava passeggiando nel centro cittadino con il suo cane quando è stato avvicinato da due giovani che avevano chiesto di accarezzare l'animale. La situazione è poi degenerata quando i due aggressori hanno iniziato a spingerlo e a colpirlo con pugni. Il giovane di 20 anni ha violentemente attaccato la vittima, addirittura staccando una parte dell'orecchio con un morso. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove i medici hanno rilevato una perdita di circa 2,5 cm della parte superiore dell'orecchio. L'uomo è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.